A Villa Fagan di Firenze, nella sede della Banca di Cambiano, l'inaugurazione di un presepe molto particolare, una ricostruzione della Natività realizzata dagli artisti del gruppo Donatello con figure che riproducono personaggi di quartiere. È nato con il rapporto con una parte di cittadini di questo quartiere e di operatori, e quindi da questa idea, ed è un'idea anche del nostro direttore generale, è venuto fuori questa, come si dice, questa esperienza, che credo sia un modo per coinvolgere gli operatori, le persone del quartiere, e ridare, come si dice, dare un modo, un tocco di novità per generare interesse intorno al Natale e al presepe. Noi abbiamo aderito ben volentieri alla proposta che ci è stata fatta dall'associazione Donatello per ospitare nel giardino la rappresentazione del presepe realizzato da loro. Noi lo abbiamo fatto con grande piacere perché il presepe rappresenta un simbolo che è trasversale per tutte le credenze, per tutte le persone, e rappresenta un simbolo di pace, di fratellanza, di unitarietà e quindi di grande positività. Noi abbiamo letto il presepe come un messaggio universale al pari del sorriso. Il sorriso è lo stesso in tutte le lingue del mondo e chiunque lo faccia, a chiunque venga fatto, viene interpretato come un segno d'amicizia, di fratellanza e di cordialità. Questo è il motivo per cui noi ben volentieri abbiamo aderito. In più, a fronte del presepe classico di rappresentazione con i pastori, le statue e quant'altro ormai siamo abituati a vedere, l'alternativa è del presepe vivente e quindi con i personaggi in movimento e quant'altro. Questa rappresentazione è un mix tra le due forme, in quanto le statue, le immagini, in realtà raffigurano personaggi viventi, personaggi della zona, personaggi del quartiere. Questi sono personaggi veri, vivi, che ci restituiscono tutto il senso del rapporto con questa cosa che San Francesco creò per la pace. Quindi c'è questo rapporto molto forte tra la quotidianità, quella quotidianità che è quella che poi restituisce non l'impegno di un giorno. E proprio per questo il gruppo Donatello ha voluto recuperare un rapporto che restituisce la fantasia alla dimensione dell'impegno, perché questo è un elemento importante del gruppo Donatello, che al di là di certi aspetti che sembrano connotare la contemporaneità vera è l'impegno dell'arte, dove il messaggio estetico deve avere anche un contenuto altamente etico. Il significato di questo presepe è una attualizzazione con personaggi presenti e vivi. Sul presepe si sta scatenando una polemica, come quasi sempre, stupida. Meno male che c'è Papa Francesco che sta rimettendo le cose a posto con un sorriso sulle labbra, ma bastonando giustamente, e spero che il presepe torni ad essere quello che è, un gesto di tenerezza ma anche molto duro, perché quando Gesù nasce non nasce in mezzo ai ricchi, nasce in mezzo alla feccia di Israele. I pastori erano la feccia di Israele, ancora non conosceva prostitute e pubblicane, se no ci sarebbero state anche loro. Questo è il presepe.